Come mai siamo arrivati a fare una conferenza stampa per la società del mondo? Perché l'attuale, cioè quello che è stato eletto oggi di consigli di amministrazione, è un consiglio che è venuto fuori dopo un'assemblea ordinaria e due assemblee straordinarie, nelle quali non si riusciva a trovare dei nominativi per riformare il nuovo consiglio. La società è una società, diciamo sì, al di là che conosce tutta la storia, ma è una società di carattere assistenziale, cioè va a dare un aiuto in più a quello che è il servizio sanitario nazionale. Quindi va a coprire una parte di servizio nazionale che sarebbe totalmente a pagamento, in particolare per quanto riguarda medici specialistici, diciamo così. Quindi, chi si associa fra i dipendenti o ex dipendenti o familiari dei dipendenti della Regione Ginori. Sono dipendenti e familiari. Allora, lo statuto prevede anche persone che non hanno, infatti io sono uno di quelli, che non hanno mai avuto a che fare con la fabbrica e che quindi dal consiglio di amministrazione possono essere, diciamo così, fatti soci. Ma se no i soci sono appunto o dipendenti o ex dipendenti e loro familiari. Qual è uno degli aspetti appunto che non si riusciva a trovare delle persone che formavano la società? Perché purtroppo la società si era un po', tra virgolette, staccata dalla fabbrica, nel senso che non c'era più quel legame stretto fra i dipendenti e la società, che è una delle basi di questo aspetto. Allora, vorrei leggermente, poi qualche appunto l'ho lasciato qui, la società di soccorso che è nata nel 29, non dagli operai, ma direttamente dai proprietari, Carlo Lodovico Ginori, che logicamente con una visione illuministica incredibile crea una struttura che poi, insomma, oggi è l'INPS, è il Servizio Sanitario Nazionale. Prima di tutto di far conoscere ancora di più, per chi non la conosceva, l'esistenza di questa società. In testa ci sono un po' di iniziative proprio per far ripartire la cosa, nello stesso tempo vorremmo vedere di aumentare quelle che sono le convenzioni con o strutture o singoli specialisti. Intendo se all'interno di questa qui mancava il dentista, ce ne siamo accorti, quindi ora si sta cercando di fare delle convenzioni con qualche studio dentistico. Si sta cercando di vedere di allargare, anche perché una delle idee è appunto quello di sentire i lavoratori che sono all'interno, che magari hanno sentito parlare, ma vedere se a un certo punto c'è delle lacune in questo ventaglio di prestazioni che noi diamo, se c'è verso di trovare qualche cosa in più perché diventi più appetibile l'iscrizione alla società e quindi aumentare il numero dei soci, 50 persone. Quali sono le iniziative? Alcune diciamo sì, abbiamo già contattato le strutture dell'amministrazione comunale, la proprietà, l'RSU, ci sono altri incontri da fare. Logicamente è un consiglio giovane, neanche un mese, no, no. Iniziative di genere, di due generi. Uno è la commemorazione, perché si ritiene che 180 anni non siano pochi per un'istituzione, una società di questo genere, e quindi vedere di trovare un momento entro l'anno, chiaramente, per commemorare questa data. Dove, come, se chiede aiuto anche a voi, di lanciare questo grido e qualche idea ci sarà, ma se non ci date, cioè noi in questo momento abbiamo bisogno di una mano, ecco, voi ci fareste piacere se ci date una mano a divulgare questi messaggi e vedere se c'è qualcuno disponibile a recepirli e insieme collaborare.